Le tradizioni a Pisa per parlare del gioco del ponte, la festa del dì di Sant'Antonio e il significato per la città. È un'importante ricorrenza per il gioco del ponte, una tappa quasi obbligata per diciamo, il percorso che porterà alla festa, alla manifestazione di giugno, lunedì 17 gennaio a Pisa. Assessore Bedini, che cosa accadrà insieme all'associazione che appunto segue il gioco? E che ringraziamo l'Associazione degli Amici del Gioco del Ponte. È una data, il 17 gennaio, importante, affascinante e densa di significato, perché non solo è la prima data dell'anno solare in cui si ricomincia a parlare di Gioco del Ponte, ma è una data che ci ricorda le origini del Gioco del Ponte, perché secondo anche le indicazioni che ci sono sull'Oplomachia Pisana di Ranieri Borghi, era la data certa in cui si celebrava la battaglia e poi solo successivamente si è arrivati prima a due date, il 17 gennaio e una data che veniva scelta dalle parti durante il resto dell'anno e poi una data che probabilmente, sempre leggendo il Borghi, affonda le sue origini o nella data in cui arrivò Pelope, l'eroe greco a cui si legano le origini mitiche di Pisa, o la data della dedicazione della città, un po' come il 753 per la nascita di Roma. Quindi una data particolarmente significativa per il gioco e per il tramite del gioco del ponte e per tutta la storia e la cultura di Pisa. Che cosa accadrà quindi il 17 gennaio? Il 17 gennaio, purtroppo in forma contingentata, ci recheremo nella chiesa di Sant'Antonio e celebreremo una messa. Parteciperemo alla messa del patrono e sarà un momento in cui l'associazione racconterà, in particolare per esempio, il fatto che quest'anno 2022 ricorrono 40 anni dalla ripresa del gioco del 1982.